Ieri sera stavo guardando un documentario sul processo creativo. Un documentario su Netflix, molto bello, che ti consiglio di vedere, il titolo mi sfugge. E ad un certo punto il tipo spiegava che la creatività è un insieme di input che ci arrivano durante il giorno. Quindi se tu leggi delle informazioni, oppure se tu incontri persone, eccetera, eccetera. Tu arrivi da una città piccola e sei arrivato a Milano, una città enorme dove incontri miliardi di persone, milioni di persone nuove, eccetera, eccetera. Com'è cambiata la tua creatività da quando sei qui? Tantissimo. Perché poi penso che fondamentalmente se noi viviamo chiusi in una stanza di cosa vuoi parlare? Di un muro. Quindi fondamentalmente quando io stavo giù uscivo di meno, facevo meno cose in generale. Poi delle cose di cui si parla in provincia sappiamo tutti che sì. Trovano un po' il tempo, cioè lasciano il tempo che trovano. Quindi quando mi sono ritrovato a Milano mi sono ritrovato catapultato in una serie di input e di emozioni completamente diverse da quelle alle quali ero abituato. E lì devi imparare anche a saperle gestire, perché tante volte magari non tutti gli input sono buoni. Sì. Tu hai detto quando sei chiuso in una stanza la mia cosa che puoi parlare è di un muro. Tu però tu l'hai fatto una fase della tua vita in una stanza. Certo. Infatti ho parlato di quel muro. Ah, raccontami questa fase della tua vita in una stanza. Beh, è stato molto un periodo sicuramente molto doloroso, però di grande insegnamento, perché mi ha permesso poi di apprezzare tanti altri aspetti della vita, come anche tante piccole cose che, alle quali non davo più la giusta importanza e che mi hanno poi permesso appunto di gestire al meglio anche le situazioni più negative, come il fissare da solo un muro di una camera per giorni e giorni interi, o lo stare male, quelle cose che comunque tutti quanti poi più o meno noi viviamo nel nostro piccolo in maniera diversa, ma fondamentalmente ci sono dei periodi che sono più o meno negativi per tutti e quando ti ritrovi davanti a quel muro a un certo punto devi semplicemente capire che non ti puoi spaccare la testa a martellare continuamente contro quel muro. A un certo punto devi un attimo magari girare tu la tua proiezione e cambiare direzione. Sì, sì, che magari c'è una porta. Esatto. E magari tu non la vedi proprio perché sei continuamente sì. Fissato nel guardare quel cazzo di muro. Sì. Sempre questo documentario che ti dicevo su Netflix dice che il fallimento spesso dimentichiamo che è un amico dalla quale noi dobbiamo imparare, no? Se non fosse stato per quel momento buio della tua fase in cui sei stato Zoda, in cui sei da quando sei Zoda, tu avresti iniziato a scrivere il rap? Penso di no. Sicuramente la musica era già un qualcosa che comunque mi portavo dentro in generale, anche che tra gli amici andavo alle jam, comunque osservavo le gare di freestyle, ma se non avessi sofferto in quel modo non avrei avuto, diciamo, gli elementi di cui discutere anche con me stesso. Cioè se non avessi scoperto la sofferenza anche in quei termini lì non avrei potuto trattare quell'argomento e magari non avrei potuto nemmeno dare una mano ad altri ragazzi che in qualche modo si trovavano in quella situazione più o meno come la mia. Sì. Ma magari non avevano dei parametri, dei riscontri veri e propri sui quali basarsi e dire ok, c'è qualcuno che magari sta vivendo la mia stessa cosa, posso anche io gestirla in un modo diverso da come sto facendo. E io mi sono ritrovato un po' in quella fase lì, cioè andavo per forza a cacciare fuori delle cose che tenevo dentro da troppo tempo e... Com'è iniziato l'approccio con la scrittura? Tu ti sei trovato un giorno e hai detto adesso io scrivo una canzone? Beh no, poi effettivamente io già scrivevo tante volte su dei foglietti di carta, tipo pagine di diario, comunque sì. Scrivevo in forma molto romanzata, viaggi introspettivi che mi facevo io per cazzi miei, poi alla fine si sono rivelati delle poesie, piano piano si sono tramutate sempre di più queste parole, questi scritti, fino a quando poi fondamentalmente non mi sono ritrovato circondato anche da persone che mi hanno permesso di avere magari i giusti mezzi per poter interpretare al meglio quelle cose lì. Quindi può essere, non so, un amico che suona la batteria e automaticamente ti inizia ad aprire un mondo sotto l'aspetto di vista, non lo so, delle note. Sì. Fino a qualche anno fa, 3 anni fa, io non conoscevo nemmeno le note. Però piano piano, circondato di persone comunque positive anche per l'ambiente che tu vuoi frequentare, per il quale provi interesse, aiuta molto. Sì. Se ti circondi di persone che non parlano la tua stessa lingua, a un certo punto ti ritrovi lì sempre davanti a un muro. Una particolarità tua, che ne commentavamo anche tempo fa con altre persone, era che tu hai fatto una cosa, poi ti sei spento, poi sei tornato e poi ti sei spento di nuovo. Cosa è successo tra un'accensione, spegnimento e l'altro? Ma inevitabilmente c'è stato un cambiamento da parte mia, cioè ogni tanto ci sono dei periodi in cui ti rendi conto che magari ti devi anche fermare un attimo per riprendere il giusto respiro, il giusto ritmo e capire effettivamente se la strada che stai percorrendo è quella giusta, ma soprattutto per te, non per gli altri. E altre volte invece ci sono magari dei problemi che vanno a contornare tutta quanta la situazione in sé e si rivelano tanti piccoli problemi che poi diventano enormi, come può essere una situazione familiare, un contratto,
un'esperienza vissuta male con una persona, sono tanti gli aspetti. A me è stato proprio uno accavallarsi di cose che mi hanno smontato e mi hanno fatto in mille pezzi e mi hanno permesso di conoscere ogni pezzo che cadeva dal mio corpo e poi imparare anche a rincastrarlo al meglio rispetto a prima. Sì, però bisogna anche dire che tra una fase e l'altra c'è stato un momento in cui veramente tu eri molto dark, cupo, no? Sì. E poi sei arrivato con Balla. Perché ero molto cupo io, proprio di persona, anche durante le giornate effettivamente mi sembrava quasi uno sforzo inutile sorridere o comunque cercare di essere positivo anche per gli altri. Perché mi sembrava di dover fare uno sforzo con me stesso e di fare un torto agli altri. Cioè come mostrare una facciata che poi effettivamente non è quella che tu senti di avere dentro, nell'animo. E poi a un certo punto ti rendi conto che se tu non hai una reazione resterai quella cosa lì per sempre. Sì. Quindi... E Balla è stata quella reazione lì che esattamente. Tra l'altro Balla l'ho scritto proprio in quel periodo lì. Inizialmente non volevo pubblicarlo come pezzo, poi ho detto vabbè, io devo pubblicare un singolo dopo così tanto tempo, sai che ce vado a riscoprire Balla. E alla fine è nata così... È stato fantastico. Sì, perché sono probabilmente energia positiva, attrae energia positiva, esatto. E quindi è successo tutto questo. Voglio fare un passo indietro. Quanto ti dà fastidio ad oggi Zoda, esce il nuovo album di Zoda, lo youtuber? Quanto ti dà fastidio? Se ti dà fastidio? Non è una cosa che dà fastidio, è una cosa che in qualche modo ti fa rimpiangere il fatto che molte persone non hanno una visione... lungimirante, okay. Sia degli altri che di se stessi, perché poi se io vado a disprezzare il percorso che sta facendo una persona è perché in qualche modo io non farei quella cosa lì se fossi in quella persona, ma tu non puoi mai sapere quella persona che cosa prova per movimentarsi in quel modo lì e in quella... Quindi fondamentalmente chi non comprende ancora questa cosa qui, questo passaggio qui, che comunque l'ho iniziato già da qualche anno, penso che inevitabilmente prima o poi avrà la verità, la realtà sbattuta in faccia e non potrà più girarci intorno. Fino a quel momento magari ci sarà qualcuno che continuerà a pensare è impossibile quel cambiamento lì. No, è possibile, solo che c'è chi ha il coraggio di farlo e chi invece si fossilizza su una posizione che magari non le fa nemmeno bene. Sì, che poi bisogna anche dire una cosa, che parlavi di lungimiranza, tu quella lungimiranza l'hai avuta. Tu hai smesso di lavorare su YouTube quando YouTube ha iniziato ad avere un calo, no? È stato un momento in cui YouTube era proprio... Chi lavorava su YouTube, faceva video su YouTube, comandava, faceva serate in discoteca. Sì. Ricordo i tuoi tour dove veramente andavi nelle discoteche. Poi c'è stata un'inflessione e tu quell'inflessione l'hai anticipata prima di e poi... Sì, io poi effettivamente ho abbandonato nel periodo più roseo forse di YouTube. Cioè era da lì a pochi mesi che succedeva la catastrofe, il declino, il crollo della borsa di Wall Street, proprio... Sì, è successo un casino poi subito dopo. Io non l'ho fatto per lungimiranza in quanto alla fiducia che avevo nel portale, ma proprio per un discorso mio tu personale, interno, sì. Oltre che artistico, anche a livello imprenditoriale. Ho dovuto fare delle scelte che in qualche modo mi sono ritrovato quasi forzato a fare. Cioè prendere dei soldi, investirli, anche se sai che quelli sono magari i tuoi ultimi soldi, sono delle esperienze che poi in qualche modo ti insegnano anche a gestire altre piccole cose della tua vita, sia a livello personale che a livello artistico. Sì. Però quando ho lasciato io era un periodo, anzi, si facevano un sacco di soldi. Sono stato quasi un coglione, forse. Potevo aspettare qualche mese ancora per raccogliere qualcosa. Io adesso sto lavorando con una serie di sceneggiatori che mi hanno insegnato una serie di cose per riuscire a scrivere una sceneggiatura. E la prima cosa che ho imparato è che ogni personaggio di una storia deve avere un obiettivo esterno e un obiettivo interno. Mi spiego. L'obiettivo esterno di Zoda è quello di riuscire ad avere successo con un disco. L'obiettivo interno di Zoda è quello di essere felice. No? Questo è l'obiettivo esterno. Qual è il tuo obiettivo oggi? Cioè, qual è? Se hai un obiettivo, qualcosa che tu vorresti dire? Mantenere questa felicità che dopo 2 anni buoni di battaglia mi sono conquistato. Cioè, per me la cosa più importante è l'equilibrio. Okay. Anzi, ho vissuto per un sacco di tempo degli up and down che a tratti quasi apprezzavo, perché dico, vabbè, in ogni caso c'è un cambiamento costante nella mia vita. Cioè, continuo a scoprire nuove cose, nuove emozioni, nuovi punti di vista, però a un certo punto dici... A me serve una stabilità perché sennò qua esco fuori. Quindi forse quella è la cosa che mi voglio tenere più stretta, è la cosa alla quale miro di più, avere un equilibrio. Chiudi quelle persiane, facciamo l'amore. Spegni il dolore, riattacca in faccia a tua madre, non voglio contare le ore. Ma respiri sul cuore, ti faccio toccare il mio mondo. E tu come hai ritrovato la felicità? Odiandola per tanto tempo. Cioè secondo me nel momento in cui tu odi così tanto una cosa da quasi schifarla, disprezzarla, nel momento in cui ti si ripresenta magari un giorno nella forma più pura, tu ti rendi conto di quanto sei stato stupido fino a quel giorno. E ho fatto esattamente la stessa cosa, ho sguazzato così tanto nell'odio, ho cacciato così tante lacrime che quasi non me ne sono più rimaste e quindi posso apprezzare solamente dei momenti un po' più solari, un po' più positivi.
Qual è l'ultima canzone che hai ascoltato? L'ultima canzone, forse Make 'Em Run di Tentacion. E la prima canzone che dovrebbero ascoltare di Zoda il 21 giugno? Paranoia. Perché? Perché secondo me è quella che trasmette di più, inevitabilmente. Si torna nella fase dark. Sì, no, perché poi, tra l'altro faccio uno spoiler, l'ho messa come ultima traccia, proprio perché fondamentalmente chiude quel capitolo lì, okay, secondo me. Quindi può dare delle belle emozioni, secondo me. La prima volta che ci siamo visti, parlando del tuo progetto, hai detto una cosa che mi è rimasta molto impressa. Hai detto, io non sono ancora pronto per fare un album, voglio fare un progetto di poche tracce. Certo. Questa è la cosa che tu mi avevi detto, perché tu io non mi sento ancora, l'album lo farò più avanti. Ora mi interessa fare un progetto di poche tracce. Tu sei contento di quello che sei riuscito a scrivere? Assolutamente, di come sì, realizzato? Anche di quello che ho cancellato, okay, perché in questi mesi ho sperimentato tantissimo, ho scritto un sacco di cose e sono arrivato forse oggi al punto in cui so esattamente quello che voglio, anche proprio da un punto di vista musicale. Okay, sì. Credo di aver trovato anche un'impronta, spero che anche gli altri se ne rendano conto dal 21 in poi. Aver trovato una linea, una lunghezza d'onda mia personale, aver capito quali sono i miei tempi anche creativi. Chi mi ama mi segua. È così che funziona. Sì, sì. Perché comunque molti altri, a differenza tua, dopo il successo di Balla, avrebbero subito cercato di riproporre. Sì, avrei potuto fare anche featuring con altre persone, avrei potuto riempire l'album di personaggi, ma non mi interessa, io lo faccio per me. Cioè, ok, il riscontro che devi avere dal pubblico, il fatto che devi sempre andare a conquistare, però in un primo momento, quando sei nella fase iniziale, devi fare quello che ti sta bene, quello che ti sta bene sia addosso che dentro. Non devi poi provare una sorta di rimpianto, di malessere nel momento in cui guardi quell'opera e dici cazzo, però è così plasticosa, è così. Sì. La cosa su cui ragionavo è il tuo rapporto con i fan, no? È un rapporto oggi nell'era dei social molto strano, perché quando un artista smette di pubblicare, automaticamente i fan smettono di affezionarsi. Sì. Invece con te questa cosa non succede, tu puoi stare fermo 2 anni e comunque i tuoi fan restano lì ad aspettarti. Te la sei mai chiesto? Spiegata questa cosa. Ah, ma non il fatto che io non ci sia. E quindi quando torno forse non lo so. No, io penso che comunque si sia costruito una sorta di rapporto un po' più confidenziale rispetto agli altri personaggi, a quello che gli altri personaggi mantengono e hanno con la propria fetta di pubblico. Cioè, anche il fatto che prima magari facessi già degli eventi, andassi in giro, tournée locali, facessi anche YouTube, eccetera, quello ha costruito un ponte, diciamo, tra me e queste persone qui. E in qualche modo si ritrovano molto vicine a me perché mi conoscono anche meglio magari di persone che mi conoscono ad oggi come Zoda e unicamente Zoda. E cosa ti disturba di più del rapporto con i tuoi fan? O di chi ti ferma per strada oppure di chi ti scrive quando sui social? Quando metti sto magname e tirano le pacche dietro la schiena, tipo fammi una foto. La chiedo tipo 50 euro, no scherzo. Il rapporto, non c'è qualcosa che mi dà fastidio effettivamente del rapporto con i fan. Cioè, il rispetto, cioè per me è importante quello. Poi puoi pure chiedermi la foto, puoi pure chiedermi il video, se c'è rispetto di base, vabbè. Una cosa che di te io ammiro tanto è la tua, il tuo lato imprenditoriale. No, la prima volta che ci siamo visti, forse la seconda, abbiamo parlato di violone e tu mi hai spiegato, no, mi faccio tutto da solo. È una roba, se ci pensi, assurda, cioè le etichette, il logo, la scritta a mano, cioè non esiste il font di violone. È una scritta fatta a mano. Come è iniziata questa? Da cosa nasce l'idea? No, mi ricordo tu sei ne parlavamo anche con Davide, un Cole Bennett, no? Sai che Cole Bennett ha adesso le sue lattine. Sì, 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 voglio. Sei un piccolo Cole Bennett, cioè il brand Yolon potrebbe davvero diventare. Magari arrivarci al livello di Cole Bennett. Però sì, magari. Come nasce questa cosa imprenditoriale? Sia da un'esigenza personale, sempre sotto il punto di vista creativo, cioè comunque a me piace sperimentare sotto tutti i punti di vista, su tutti i fronti, quindi che sia un prodotto puramente artistico, che sia un prodotto commerciale, a me interessa sperimentare, cioè capire come funziona quel prodotto o quell'idea lì, in quell'ambiente, in quella circostanza, in quel periodo. Quindi in quel periodo mi piaceva molto disegnare, mi ero molto appassionato alle linee invernali, autunnali, estive che stavano facendo uscire brand come Palace, Supreme, c'era Tyler che spingeva a manetta, sì, in quel periodo. E io da lì ho imparato la regola del conserva ogni tanto qualche soldo perché poi magari in futuro ti servirà. Sì. E se riesci a conservare investendo è ancora meglio, perché poi ti ritrovi sempre una sorta di continuità e comunque ti ritrovi ad avere la possibilità di creare ciò che tu vuoi creare. Cioè se tu non hai i gettoni, tu non ci giochi al videogioco. È un po' questa la sostanza. Quando sei diventato un alieno? Quando sono nato.
Nel primo gioco? Sì. E quando hai capito di essere? Quando sono nato. Subito hai capito di essere un allievo? Sì. O te l'hanno fatto capire gli altri? No, è vero, gli altri sono stati una cosa fondamentale in questa scoperta, secondo me. Perché poi mi hanno fatto notare tante piccole cose, tanti piccoli difetti, tante piccole ansie che mi autoimponevo quasi per il fatto comunque di sentirmi diverso dagli altri, no? Poi, cosa eri diverso? Parlando di... Ma negli atteggiamenti, sono sempre stato una sociale di merda, anche a scuola. Cioè, mi era il tipo che magari quando gli altri facevano baldore si metteva all'ultimo banco e guardava, osservava. Cioè, sono sempre stato... A vederti oggi non... No, per niente, forse è uscito fuori tutto quello che non è uscito per una vita intera. Però, no, gli altri sono stati qualcosa di fondamentale in questa scoperta. Sì, sì. Il concept del disco è legato a questo viaggio dell'alieno? Sì, sì, sì. Eh beh, riguarda tutte le diversità, tutto quello che comunque riguarda anche un adolescente di oggi o magari anche una persona più grande che magari vive un periodo fatto appunto di ansia, di negatività e quasi si aliena. Quindi è un po' un viaggio introspettivo spiegato nelle sue varie colorazioni, perché comunque ci sono vari step in questo percorso, come se fosse un percorso di crescita più che di annientamento, perché se tu riesci a saper gestire queste cose qui appunto ti formano e ti rinforzano. Quanti altri nomi ha avuto questo disco prima di chiamarsi UFO? Mi abbasserei i pantaloni per far vedere il tatuaggio che fa vedere proprio il nome che pensavo che fosse. Okay. E lo farò vedere nella punta dei tatuaggi. Inizialmente pensavo si chiamasse appunto Alienation. Ok. Alienazione. Poi altri nomi, effettivamente, pensavo Area 51, che qualcuno me l'ha scritto sotto i commenti. Sì. Poi alla fine siamo dei UFO, semplice, l'impatto, figo. Quanto è importante per te sperimentare? Adesso noi la cosa che penso che ci aspetteremo tutti, anche sentendo il singolo, per me la gente si aspetterà un disco diverso da quello che poi è, certo. No? Questo EP. Quanto è importante per te sperimentare, diversificare quando si parla della musica, si tratta della musica? Ma per me in questo momento tantissimo, perché devo imparare. Ok. Cioè, se non sperimento in questa fase iniziale, quando è che imparerò mai le varie sfumature che comunque riguardano... Tutto ciò. Penso che magari sia più difficile per un qualcuno che comunque ci sta già dentro da qualche anno, che magari deve in qualche modo mantenere un'impronta che gli altri già hanno accettato. Invece nel mio caso sto cercando anche io ancora la mia forma finale, se così vogliamo dire. Se non sperimento ora, non sperimento più, quindi è importantissimo. Cioè tu in tutto quello che hai fatto da quando ti ho visto, oppure da quando hai acceso la telecamera per la prima volta, hai sempre avuto un ottimo riscontro e un buonissimo successo. Se questa cosa non dovesse succedere adesso, che tu hai trovato e hai capito cosa vuoi fare da grande, cambieresti? Oppure no. Andresti per la tua direzione? No, perché oramai fa parte di me. Cioè, io mi alzo la mattina e penso alla musica, quindi non potrei togliere un qualcosa di così importante. È la cosa che in questo momento mantiene quell'equilibrio di cui ti parlavo prima. Mi mantiene proprio questo equilibrio costante tra l'impegno e comunque la passione. Cioè, c'è stato un momento in cui non avevo più passioni, non avevo veramente più voglia di vivere. E l'ho ritrovata grazie anche alla musica, non solo, ma grazie anche alla musica. In questo momento è la cosa che mi dà più spensieratezza, quindi non abbandonerei mai. Cioè, nel momento in cui mi dovessi ritrovare davanti un basso numero di copie vendute del disco, cose così, io direi, amen, sti cazzi, sarà la prossima. Ti va avanti. E qual è il brano dell'EP che si avvicina di più allo Zelda del futuro? Oddio, fammici pensare, non voglio dirti una cazzata. Forse YOLO. Perché la parte è una cosa che comunque è molto emozionale. Ci sono, poi si scoprirà anche sentendo il brano quali sono le sfumature musicali. Comunque si parla di un sonoro molto acustico, molto rock, molto aggressivo, ma allo stesso tempo molto emozionale. Quindi penso che sia un po' la forma che sto preferendo in questo momento e magari anche in futuro. Faccio un passo indietro. Un po' di mesi fa stavo facendo una passeggiata, io ero in ciabatte, che dovevamo solo scendere e andare a mangiare, e poi siamo finiti in Duomo, a caso. Siamo finiti in Duomo e stavo guardando un po' di negozi e tu a un certo punto mi hai detto una cosa, mi hai detto, ma sai che a me dei vestiti non me ne frega niente, cioè io metto solo le cose che mi piacciono, non so nemmeno i nomi delle marche. Sì, è vero. Anche questa costa 30 euro, effettivamente. Che rapporto hai con i vestiti? Cioè che... Ma metto quello che mi piace, come, non so, mangiare un qualcosa perché effettivamente ti piace, non perché costa. È come, non lo so, preferire le patatine da 1,50 euro all'ostrica da 10 euro. Sì, cioè, sì. Mi piace quella roba, la compro. Anche che sia una roba di marco, che sia una roba da mercatino dell'usato. Quindi della moda ti interessa poco o niente?
Mi interessa il messaggio che si può lanciare tramite la moda e le mode. Cioè, se può essere un trampolino di rivoluzione in maniera positiva, quindi far capire anche alla massa che non per forza la moda uguale soldi, uguale social figure, social public, cioè la moda è anche un'attitudine, cioè è come l'hip hop. Se a te piace vivere la vita in quel modo lì, non deve essere per forza un qualcosa che ti porta a un riscontro monetario, deve essere un qualcosa che ti deve per forza far spendere soldi. Può essere anche un qualcosa di molto semplice che ti fa star meglio, come comprare un paio di calzini da 2 euro. E quando andrai via da Milano? Quando avrò abbastanza soldi per farlo. Ok, quindi sei venuto qua a saccheggiare. Cioè, se devo parlare del mio futuro da qui a 8 anni, non mi vedo legato all'Italia, non per una questione patriottica o... Cioè, mi piacciono così tante cose nel mondo, perché devo rimanere per forza in Italia, che ci ho già vissuto per 20 anni. Cosa faresti con tanti soldi? Io lo donerei all'8 per mille, tutti quelli che ho in beneficenza. No, finirei tante imprese, ho tante idee fighe, poi magari te ne parlo anche a telecamere spente. No, sì, no, io anche di Milano dico sempre che io personalmente è una città in cui mi vedo e non riesco a vedermi da un'altra parte, sia in Italia che in Europa, perché comunque è una città immediata, no? Se ci pensi anche... Siamo vicini. Da quando sei arrivato, minchia, quante persone hai conosciuto, quante connessioni e quante cose. Torneresti mai indietro invece? Oppure stare lontano dalla tua famiglia, stare lontano da dove sei cresciuto? Ora no, è un punto no. Fermo. Non tornerei mai indietro, proprio per quel discorso lì, cioè alla fine noi siamo quello che siamo grazie a quello che abbiamo vissuto in passato, quindi se ad oggi sto bene, mi trovo in questa posizione, automaticamente non rimpiango nulla del mio passato, non tornerei mai indietro. Voglio sempre parlare di una cosa sempre legata al lato imprenditoriale, perché è una cosa che voglio che si sappia. Quando, parlando sempre del brand, ti chiesi ma come funziona, tu rispondesti, eh no, perché ci lavora anche la mia famiglia. Certo. No? Raccontami questa cosa. Beh, inizialmente io, non avendo un'agenzia, proprio per il fatto che ero legato a questo contratto che non mi permetteva di lavorare, non mi permetteva di fare nulla se non appunto guardare quel famoso muro, io ho detto ok, allora non posso dare del lavoro a delle persone pagate, stipendiate, eccetera, così mi circondo di quei 2 o 3 familiari che magari mi possono dare una mano in questa fase iniziale. Poi si è rivelata una mano straordinaria, una mano d'oro, e quindi ho detto ma perché cambiare la squadra se è vincente? Adesso ho un'attività mia che mantengo grazie anche e soprattutto a dei familiari come mio fratello, mia madre. E loro si occupano delle spedizioni. Esatto. È come se fosse una struttura, un'azienda, però a nucleo familiare, per dirti. Quindi c'è molta libertà, ci sono molti scontri, perché poi equilibrare famiglia e lavoro è difficile, non è molto, molto facile. Vogliamo parlare di voi? Ma non so se tu puoi oppure no, di quel contratto. Che cosa... Una merda. Una merda. Vabbè, ero il classico ragazzo che comunque era super infottato, non avevo mai visto un contratto, per dirti non l'avevo nemmeno mandato all'avvocato prima di firmarlo. Okay. Ero così preso bene che avevo appena fatto 18 anni, erano passati 4-5 mesi. Che ho preso, ho firmato, mi sono ritrovato legato a questa agenzia, a questo contratto, a questo personaggio che poi si è rivelato un mangia soldi di quelli. Perché all'inizio comunque con lui avevi un rapporto d'amicizia. Eh sì, ma è normale, perché poi in un primo momento tutti quanti si atteggiano come, sì, come dei paladini della giustizia e del bene comune, capito? Poi alla fine magari ti ritrovi in dei contesti dove ci sta un cinquantenne incravattato che magari vuole da te solamente dei soldi e ti considera un numero. Quando l'hai capita questa cosa qui? L'ho capita quando me lo sono ritrovato nel culo. Ok. Quindi già proprio. Sì, perché fino a quel momento non te ne accorgi. Poi appena ti becchi la trambata dici ok, aspetta, forse ho sbagliato qualcosa. Okay. E quando inizi a capire che poi l'altro non fa più un interesse comune, o comunque anche il tuo interesse, ma fa solo il suo, lì ti rendi conto di aver fatto una grande cazzata. E tu a quel punto hai firmato i contratti, o almeno fatto leggere all'avvocato, cose così. Perché, sennò... perché tu a quel punto lì hai bussato alla porta e hai detto io me ne voglio andare. Sì. E lui mi ha detto no. E quindi è stata tutta un'esperienza vissuta tra tribunali, avvocati. Quanto tempo? Un annetto e mezzo, quasi 2. Un bel periodo. Cioè, per qualcuno che quella lì è il suo lavoro, sì, vuol dire perdere un botto di soldi. Ma poi io penso sempre che nel momento in cui un qualcosa funziona in due, è come il raggiungimento di un orgasmo, voglio dire. Cioè, c'è una figura A e una figura B. Il risultato è comune. Sì. Se non si può raggiungere più il risultato, ci si divide, ci si...
E invece molte persone questa cosa in questo ambiente non lo capiscono. Anzi, io parlavo con anche con varie persone che mi dicevano, anzi, io con i miei artisti non gli ho nemmeno dei contratti, perché quando le cose non funzionano ci si guarda in faccia e ciao ciao. E questa esperienza nei confronti del mondo del business e nei confronti del mondo della vita comune ti ha cambiato tanto, e come ti ha cambiato? Beh, inizialmente mi ha cambiato in malo modo, cioè inizialmente odiavo autorità, tribunali, chi più ne ha più ne metta, contratti, anche magari lavoratori onesti, sì. Vedevo male tutti proprio perché ero scottato da questa situazione. Poi a un certo punto inizi anche a metabolizzare, a capire come ci sono magari 10 persone malsane in questa vita, ce ne sono altrettante buone, quindi perché chiudersi tutte le porte se magari ce ne sono anche alcune buone. Sì. La cosa che sicuramente tu hai imparato, a mio parere, è che poi ti ha portato a fare balla, eccetera, eccetera, è il fatto che spesso da soli ce la si fa, cioè da soli, se sia la casa editrice, la casa discografica di se stessi, esatto. Si riesce ad ottenere molti risultati, sì. Di stare sotto. E che rapporto hai oggi tu con gli altri youtuber? Come no, più rapporti effettivamente, okay. Forse è stato inizialmente per una scelta mia, perché comunque quando io mi sono allontanato da quell'ambiente non apprezzavo nemmeno più il rapporto che avevo con alcune persone che comunque in quell'ambiente erano state per me importanti, sì. Proprio perché forse era proprio il periodo in cui si stavano innalzando i contratti prima di abbassarsi, quindi i cachet, i budget, okay. E lì si sono un po' svelate tutte quante, okay. le doppie facce, così, quindi lì inizialmente ho staccato io da un po' di persone. Altre di conseguenza mi hanno visto magari per un anno e mezzo, anzi non mi hanno visto per un anno e mezzo, quindi non mi hanno scritto né sentito, automaticamente ho iniziato a perdere un po' tutti quanti i contatti. E chi sono gli amici di Zoda oggi? Gli amici veri, quelli che incontro per strada, quelli con cui, non lo so, faccio festa o mi ci fumo una canna insieme, non quelli, non i colleghi, diciamo, quelli prima di diventare amici ce ne vuole un po', secondo me. Tornando al discorso di prima, legato a quel famoso contratto che hai menzionato più volte, tu non hai paura che questa cosa riaccada con la musica? Comunque tu oggi sei un artista che ha firmato con Sony. Certo, no, perché avere paura? Cioè, come inciampare una volta e poi aver paura di inciampare sempre, allora smetti di correre, è sempre quello il concetto. Non ho più paura perché credo di aver raggiunto un certo livello di consapevolezza anche delle cose che mi accadono intorno. Quindi nel momento in cui ho paura, magari sono io il primo a gestirle male. Le affronto con positività, ottimismo, cerco di far quadrare tutto quanto nel modo migliore in modo tale che poi non succeda. Cioè, mi preparo prima, è un po' questo. L'amore, no? C'è stata una fase in cui le relazioni di Zoda erano forse anche più famose di Zoda. Un periodo in particolare. Un periodo in particolare, proprio le relazioni di Zoda erano più famose di Zoda. Sì, sì, sì. Cosa non funziona nelle relazioni amorose di Zoda? Ma io credo cosa non funziona nelle relazioni amorose pubbliche, cioè, perché il problema è un po' quello, secondo me, non è tanto chi si mette con Zoda, cioè alla fine io non credo di essere sto diavolo che magari tutti credono che io sia, cioè, anzi sono una persona che quando si ritrova in una relazione dà veramente il cuore, sì, non capisco più in cazzo. Ne parlavamo, dicevo, vai piano. Esatto, e invece proprio quando corri e non guardi nemmeno più davanti, che lì fai il botto vero e ti rendi conto che magari alcune cose vanno giusto. Cosa non funziona nelle relazioni pubbliche? Nelle relazioni pubbliche non funziona il fatto che poi appunto iniziano a scaturirsi, a nascere delle piccole scintille, delle interazioni che poi magari o all'uno o all'altro danno fastidio, quindi anche proprio il riscontro pubblico, il farsi vedere insieme sempre, il dover dire delle cose in pubblico quando magari sono semplicemente dei panni sporchi, sì. Che devi lavare in casa tua, sì. Cioè, tutte cose così. E questa è una cosa che non rifarai, cioè la tua prossima fidanzata? Me la scelgo estera, che non parla italiano. Che non è famosa. Sì, perché così almeno stacco le orecchie quando... E che non è famosa. Soprattutto. Voglio chiederti l'ultima cosa. Allora, abbiamo parlato di processo creativo, di equilibrio. Poi la cosa buffa è che, sai, anche l'altra volta parlavamo con Madman a Basement Café, lui invece ha detto, io sono andato via da Milano per trovare il mio equilibrio. Perché a Milano quell'equilibrio io l'ho perso, no? Invece tu mi stai dicendo il contrario. A Milano ho trovato il mio equilibrio. Perché prima non l'avevo. Perché prima non ce l'avevi, ok. Ero isolato, quindi l'equilibrio in quel caso l'ho trovato nel movimento, diciamo. Sì. Cioè. Ok, quindi equilibrio, paranoia, la tua più grande paranoia? Soffrire. Ok. Anzi, soffrire senza sapere il perché.
forse la cosa più massacrante. Sì, sì, senza... Sì, più che altro lo sbatti è... Perché nel momento in cui soffri capisci qual è il motivo della tua sofferenza, cazzo, sei uno scemo se non vai a risolvere il problema. Però ci sono dei momenti in cui magari uno soffre e non sa nemmeno effettivamente qual è il perché. Sì, la cosa che manda a me più in paranoia è soffrire senza sapere quanto possa durare. Esatto. Minchia, quella roba lì, cazzo, sì, dici un anno, un mese, una settimana... Esatto. La roba lì è veramente uno sbatti. Poi per me è una cosa molto ciclica, cioè succede ogni tot mesi. C'è quel periodo in cui io devo stare male e basta. Cioè, in quel momento dico ok, poso tutto, mi metto un attimo chiuso in camera, poi magari dopo un po' mi rendo conto che effettivamente non è la soluzione migliore. Però c'è una cosa ciclica. Fatemi pensare una cosa mentre parlavi, da quando ci conosciamo tu non hai mai ancora fatto un lungo viaggio. Mm-hmm, è vero. Non ti piace viaggiare? No, mi piace viaggiare. Però sono un po' uno scemo perché ultimamente... Viaggio con la testa e non viaggio col fisico. Quindi... Qual è il lungo viaggio che farai? L'America. Voglio vedere visto? L'America. Non mai vista. Sono troppo curioso. Me la immagino tipo GTA, quindi voglio sapere. Sì, anche io tipo il Giappone me lo immagino tipo cartoni animati. Sì, anime, manga. Sì, cose, sì, quando andrò lì sarò super deluso e mi renderò conto che invece non è come mi immaginavo. Alieno, qual è il pianeta in cui andrai a vivere se mai arriverà un disco volante portato via Marte? Lo sai che sono una sega in astrologia, cioè sono fissato con il concetto di alieni, diversi, però effettivamente probabilmente la luna, perché è la cosa che mi piace di più. Qual è la cosa che ti devi tenere più stretta per continuare ad essere felice? Penso mia madre in questo momento, perché è proprio la radice, è la mia radice, è ciò che mi ha sempre mantenuto intatto nonostante tutte le cose che mi sono successe, positive e negative. E quindi avendo lei come radice devo continuare a innaffiarla, perché sennò appassisco anche io. Anche quando non le rispondo per peggiore mi sento male. Sì, sì, ci sono delle volte in cui non rispondo. Sì. A volte godi, a volte soffri. Grazie, Dani. Oh,